vendono nel nostro fantastico, strabiliante, conveniente centro commerciale. Venite numerosi, comprate, 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 comprate! Se cerchi l'impossibile, qui lo troverai, se vuoi l'irraggiungibile, e ce l'abbiamo noi, compra pure ciò che vuoi, tanto i soldi sono i tuoi e il prezzo della felicità. E allora? Cosa aspettate? Comprate! Lo shampoo per la porpora, comprano da noi, la crema contro il brufoli, questa manca è il top, cura la tua immagine, più che sia possibile, in questo mondo conta solo il tuo. E allora? Compra e mi compra, dai, con libertà. Cosa aspettate? Comprate! Compra, sì, vinci, non perdere! Bagno, creme, profumi, tutto.
tutto a prezzi imbattibili. A Natale non fare il puzzone, regalati almeno un sapone. Bravissima. Mamma, tuo bambino sente solo? Solo? Triste? Triste? Piange? Compra gli oggetti. Jack! Interattivo! Parla quando vuole. Lui! Mangia quando vuole. Lui! Dorme quando vuole. Lui! E se gli gira, ti manda pure per paese. Ti manda per paese! Bravissima! Venite al reparto giocattoli! Rogna, ma dove siamo? C'è una gran confusione qui, sembrano tutti matti. Ah, cara mia, questo è un posto per spendere! Qui si vende e si compra! Un mercato? Ma è un mercato che non ho mai visto prima e si vendono cose assai strane. Lo puoi dire forte, lo puoi dire! Qui c'è di tutto! Basta pagare! A Natale poi! Si scatenano tutti questi regali. Io non ho ancora capito cosa si festeggia. E in pratica, come te lo posso dire? Si festeggia il compleanno di un bambino famoso, nato più di 2000 anni fa. Addirittura, deve essere stato un bambino molto ricco. Ricco? Ma te che? Per niente! E mo che ci penso? I genitori si chiamavano proprio come voi, Maria e Giuseppe. Che cosa buffa allora? Da, che buffa! Beh, che fate? Niente, niente, guardavamo. Cercate Rogna per caso? No, grazie, l'abbiamo già trovato. Fai anche lo spiritoso. Via, aria, non è posto per voi pezzenti qui. Scusi, signore, noi non facciamo niente di male, stiamo solo guardando. Sta zitta! Signore, io non le permetto di offendere la mia sposa. Cosa dicevi? Andiamo, va, che qui si mette male. Bravi. Che hai detto? Io? No, niente! Dicevo, che fame! Che fame che ho! Andiamo a fare una pizza, va? Andiamo! Ai! Che c'è, Maria? Niente, niente, un falso allarme, c'è. È meglio che andiamo subito a cercare un posto per voi, da quella parte. Venghino, signori, venghino! D'accordo? Buon Natale! Accendiamo a me!